Ecco qua, ci siamo. Buono 14 maggio, ragazzi, giovedì meraviglioso. Okay. Iniziamo. Sei andato a verificare, Elio, stasera il 14? Sì. Sì, sul 14 maggio sono entrato nel panico, non avevo idea. Vabbè, certo, cioè, è così che si inizia di solito, no? Raccontando che è il 14 maggio e che è un giovedì meraviglioso, perché questa mattina inizia con Biblio Boom su Sesto Network. Buongiorno Elios. Buongiorno. Sì, quelli bravi dicono la data, io me la risolvo dicendo la quindicesima puntata. Per come l'ho detta io non è quelli bravi, eh. Era meglio dire quindicesima allora. Era, ma buongiorno. Era meglio non dirlo. Buongiorno Elios. Bene, un maggio, un 14 maggio meravigliosamente uggioso qua al nord Italia, a Sesto San Giovanni. Non so cosa dici. Aspettiamo giorni migliori. Sì, ormai da quando abbiamo scoperto che la parola uggioso viene bene alla radio, tutte le giornate sono uggiose. Cioè, questo, complimenti per la trasmissione. Quelle frasi, le frasi fatte che sembrano, capito, condizionare il nostro... Lo diremo sempre che è una giornata uggiosa. Però sicuro. È sempre una mattinata meravigliosa, no? Perché tu so che calcoli le volte che io dico meraviglioso durante le puntate, però dai, è bello poterlo dire, giornate così. Oggi te la concedo proprio meravigliosa, perché proviamo con una puntata diversa, un esperimento cinemusicale, mettiamola così, allora, vediamo un po' cosa viene fuori. Le ore che abbiamo passato a prepararla sono state fantastiche, nel senso che abbiamo riso dall'inizio alla fine, perché è stato veramente carino poter organizzare, poter raccontare quello che oggi andrà qui a Biblio Boom. E vuoi anticipare qualcosa? Sì, dai, diciamo qualcosa. Oggi abbiamo pensato di abbandonare per ora, solo per oggi, un po' i nostri libri presenti in biblioteca, per parlare un po' anche dei film che sono presenti in biblioteca. C'è un catalogo anche di film immenso, meraviglioso, come direbbe qualcuno. Una filmografia fantastica, no? Presente in biblioteca, ma anche in questo periodo in streaming sulla nostra Media Library Online e sul nostro web OPAC. Sì, infatti. Ci sono più di 400 film attualmente da poter vedere in streaming sul sito del CSBNO Web OPAC, come hai detto tu, Francesco. E quindi oggi, niente, abbiamo provato a fare un po' questo esperimento parlando di alcuni film che ci hanno segnato nella nostra vita, e collegandosi anche delle canzoni che sono presenti nel film, che parlano un po' di questa pellicola. No, volevo dire che è stato veramente difficile, no? Nel senso, rispetto a tutti i film che hanno attraversato la nostra vita, è stato difficile sceglierne pochissimi. Elios, abbiamo fatto una fatica, però, sì. Però nella preparazione abbiamo rivisitato battute, frasi fatte, che poi sono diventati quasi di uso comune nella nostra quotidianità, no? Perciò oggi parleremo di questo. Ci sono alcune scene di alcuni film dei nostri, diciamo, film preferiti, che alla fine sono frasi che poi si ripetono durante la vita quotidiana. Poi non anticipiamo troppo, se no poi svegliamo già quali sono i titoli che abbiamo scelto. Poi magari sarebbe bello se questa puntata dovesse riuscire particolarmente bene, anche invitare i nostri colleghi, amici, e farle proporre anche a loro dei film importanti per loro. Diciamo che già stamattina avremo un ospite che ci racconterà di un bel film, ma questo dopo il prossimo brano. Cosa dici? Sì, vai, a te. Anche
Eccoci qui rientrati a Biblio Bloom. Allora, fra l'ospite lo chiamiamo tra un po'. Adesso fra un po' chiamiamo l'ospite. Diciamo due cose su questa canzone. Questa canzone è legata a tantissime partite di calcio di questo regista. Nei suoi film, quando c'è questa canzone, c'è sempre di mezzo una partita di calcio, spesso e volentieri. E anche nel film che abbiamo scelto c'è una partita di calcio memorabile, una partita di calcio che serve per recuperare un pezzo di una macchina che si è staccato in mezzo al deserto. Peccato che quel rigore è stato parato da una ragazza, eh. Grande. Zubizzarreta. Ok. Proviamo a dare un altro indizio ai nostri ascoltatori. Tradito. No, ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di... Non so voi, ma io anni che non mi divertivo così, ragazzi. Anni che non ti divertivo così. Da quando non mi frequenti più a me. Perché ricordi che con me ti sei sempre divertito. Di no. No. C'è Drone. Dove ti ho portato? Ma dove mi hai portato? Allora, il gioco oggi è quello di sentire mettere un po' in confusione i nostri radioascoltatori. Scriveteci perché potete, individuare il pezzo, il brano. Noi vi diamo 2 minuti, giusto Elios? Perché noi ne parliamo senza dare il titolo, giusto? Sì. Ok, sì, abbiamo dato la canzone, abbiamo dato l'audio di questo film. Ah, questo film è girato, siamo nei primi anni 90, un gruppo di amici che ricevono una lettera da un altro amico che non sentivano, non vedevano da chissà quanti anni, con scritto: sono in prigione, venitemi a liberare, sono in Marocco. Sono in Marocco. Da lì... Sono in Marocco. Cioè... Da lì si apre... E allora questo gruppo di amici, Ponchia, Marco, all'interno troviamo Teresa, Paolino, Rudy, Cedro, Elena e Salvatore, si mettono in moto per poter capire come risolvere, come aiutare soprattutto questo amico delle scuole. Con Elios prima dicevamo quanto è stato bello il rivedere questo film, non diciamo il titolo, ma quanto è stato bello rivedere un film che ha dato la possibilità ad un gruppo di amici che aveva chiuso la propria esperienza scolastica, la propria esperienza di giovinezza con delle diatribe, con dei disagi, con delle cose che non chiarite, giusto Elios? E poi film c'è stata un po' la risoluzione. Sì, esatto, amici che non si vedevano da anni, amici che non si vedevano da tantissimo tempo, si ritrovano con questioni in sospeso, alcuni dovevano dei soldi ad altri, c'erano di mezzo delle donne, uomini che avevano rubato le donne ai loro amici, però poi come dicevi te questo viaggio dà la possibilità più o meno a tutti di riappacificarsi e di rimettere su addirittura una squadra di calcio che avevano messo in piedi quando avevano 20 anni. Ok, allora una cosa, Elios. Io adesso chiamo Erika e così vediamo cosa ci dice anche lei. Tu continua che io provo a contattare la nostra Erika. Ok. Sì, poi quello che ci dicevamo l'altra volta, anche stamattina io e te prima di cominciare, il bello di questi viaggi è proprio questo, quando comunque non si programma più di tanto il viaggio, si lascia un po' all'improvvisazione e poi le cose nascono un po' da sole, anche di fronte agli imprevisti che sembrano insormontabili, poi sono proprio quegli episodi che ti rimangono più in mente e che ricordi con maggiore piacere rispetto a un viaggio dove
arriva veramente tutto, tutto, tutto liscio. Ok, allora, allora la trama l'abbiamo un po' raccontata, abbiamo anche raccontato, secondo me avete già capito di che cosa stiamo parlando, però io volevo invitare Erika, che non riusciamo ad avere, a prendere il collegamento, proprio per capire se lei ha capito di che cosa si tratta. Noi gli indizi li abbiamo dati tutti, diamo solo un nome, il nome del personaggio di Ponchia, l'attore è Abbatantuono, ditemi voi. Sì. Buongiorno Erika. Buongiorno, oggi non vi vedo. Vabbè, fa niente, basta sentirci. Meglio. Erika, ci stai un po', come dire, ci stai seguendo? Hai capito di chi stiamo parlando? Sì, ho seguito un po', ma io ho un grosso dubbio. Come hai il dubbio? Fai bene Erika, fai benissimo. Facci una domanda, vediamo di poter, se riusciamo a darti delle risposte. Elios, che è il grande okay. Esperto. La domanda è, puoi ripetermi tutta la trama? Allora, milanesi, tutto a Milano, sì. Marco, un sì. Giovane ingegnere, riceve una visita di Teresa, una sconosciuta che si presenta come la fidanzata di Rudy, un suo compagno di università che non vede da tanto tempo. Gli chiede in prestito 30 milioni di lire per andare in Marocco a salvare questo Rudy, questo suo amico, perché rischia 20 anni di reclusione. Ok, Marocco, allora Marocco. Aspetta, volete che do la risposta subito o volete darla a qualcun altro? Farla dare a qualcun altro? No, tu Elios, dimmi tu. Posso darla? Sì, posso, sicuri. Per me è Marrakesh Express. Grande, ma no, ma scusa, meno male. Per me Erika oggi non si fa vedere con la videocamera perché è andata a cercarla su Wikipedia al momento. Ovviamente. La risposta. Allora Erika, che bello riaverti qua. Vabbè, oggi ce la siamo giocata un po' così, abbiamo fatto questa piccola piccolo gioco che continuiamo dopo che tu ci informi delle cose che stanno accadendo sulla nostra pagina Facebook. Sì, certo. Allora, oggi grandissima giornata dedicata a Roberto Piumini. Troveremo vari post che gentilmente Roberto Piumini ci ha dato la possibilità di pubblicare. Sono tutte storie per adulti, perché quella per i bambini l'abbiamo già fatta martedì, quindi se qualcuno se l'è persa può andare tranquillamente a vedersela sulla pagina Facebook. Quindi scrivete Biblioteca Civica di Teatro San Giovanni, cliccate mi piace e iniziate a seguirci e niente, per oggi abbiamo questo. Domani abbiamo Sesto in Scatti, oggi è giovedì, oggi abbiamo Sesto in Scatti, domani abbiamo una bellissima un bellissimo appuntamento alle 17, mi raccomando non perdetelo, ma domani mattina ve lo ricordo. E basta, un sacco di novità sempre, mi raccomando, seguiteci e passate parola a tutti gli amici che non ci sarà. Stanno seguendo e niente, quindi... E poi Erika, volevo dirti una cosa. Ieri ho sentito Antonella, la nostra amica, quella di Londra, che vi fanno soprattutto a voi i complimenti per il cartone animato che è andato in onda venerdì, è arrivato fino a Londra. Grandi, allora facciamo i complimenti a Laura e a Grazia e a Francesco che l'hanno creato e realizzato. Loro, io sono solo di sponsor, diciamo, confezionato. grazie per questa questi complimenti che arrivano anche da Londra. Erika, ti posso chiedere una cosa? Noi adesso ti facciamo ascoltare per 30 secondi la sigla del nostro programma e poi va un audio e tu sì. E vediamo di capire di che cosa si tratta.
Vado, Helios. Vai. Così, dopo avermi tradito. No, ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il diet. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto. Una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio. Erika. Beh, allora, adesso non diamo subito la, come dire, la risposta, non diciamo subito il titolo. Okay. Helios mi ricordava prima che si tratta di Chicago, erano gli anni 80 e poi Helios... Voglio dire io una cosa. Vai. Sì. Che so di questo film, perché io ho capito che cos'è. È entrato nel Guinness dei primati... per la scena con il maggior numero di incidenti d'auto. È vero. È vero, è vero, è vero. Sì, è vero, c'è una scena dove c'è un incidente che è di 10 minuti di film in cui macchine si schiantano, esatto, una contro l'altra. Qua abbiamo questi due personaggi usciti di galera che sono in missione di Dio. Missione per conto di Dio, scusate. E devono recuperare, mi pare, 5.000 euro da destinare ad un orfanotrofio. E ovviamente in questo viaggio in cui devono recuperare questi soldi succede veramente, veramente di tutto. Allora, era l'orfanotrofio dove loro sono cresciuti. E sì, la suora, la pinguina, non so se vi ricordate, la Mary Stigmata, chiede di poterla aiutare recuperando 5.000 dollari che erano necessari per le tasse. E da lì inizia. Però dice chiaramente: dai. Dice chiaramente che non accetterà denaro rubato, ma solo acquistato onestamente. Sì. E da lì inizia il meraviglioso capolavoro di Danny Aykroyd e John Belushi, questo dovevo dirlo, anche se poi abbiamo scoperto, lo sapevamo, però siamo andati a leggere un po' tutti i personaggi e interpreti di questo film e abbiamo trovato dei nomi pazzeschi, nascosti, ma c'era anche Steven Spielberg, giusto Helios? Sì. C'era Steven Spielberg, sì, poi c'era il reverendo Cleopus James, che era James Brown. C'era anche lui, sì. C'era James Brown, sì. Poi c'è Anita, no, quello non lo diciamo perché forse poi vi stiamo dando troppe informazioni. Sì. Erika, vuoi smarmellare un po' il titolo? No, dai. Come no? Sicuri? Sì. Poi, vabbè. Secondo me il film è The Blues Brothers. Meravigliosa, meravigliosa, sì. Allora, mi sono innamorato della città di Chicago anche grazie alla quando vedevo questo film, cioè sono rimasto allibito quando ho visto nel film l'anello intorno interno che è la sopraelevata di Chicago, questa metropolitana che va in giro per le strade, però è in alto, è una sopraelevata e da lì poi tutti i locali dei Blues Brothers, tutta la città, tutti i posti dove è stato girato il film, bellissimo, fantastico. Sì. E Erika, quante volte l'hai visto tu questo film? Ho perso il conto. Ma domanda che faremo a tutti gli ospiti di oggi: se tu dovessi ricordare un viaggio, il tuo viaggio che è indimenticabile, dici due cose se il si può. Il mio viaggio indimenticabile è il Madagascar. Sì, una terra spettacolare, dai profumi meravigliosi. Ricordo di essere scesa
di essere atterrata, esco, metto il primo piede sulla terra del Madagascar, ho respirato a pieni polmoni un profumo intenso, meraviglioso, mi sono innamorata di quella terra bellissima, è proprio un altro pianeta. Questo è quello bello, invece quello un po' rocambolesco, Erika? Il viaggio un po' quello un po' più strano, quello che con cui dici cavoli, però poi alla fine mi sono divertita. La Tanzania. Quando ho fatto il safari in Tanzania ho avuto momenti di panico e terrore con un elefante e con il grande sederone, si può dire sederone, dell'elefante, di un ippopotamo a tipo 2 metri di distanza da me, per fortuna c'era un vetro che ci separava e... Ragazzi, è stato impressionante. Fantastico. Poteva finire male. Esatto. Per fortuna stava solo mangiando. Elios, ridi. Raccontaci delle un po'... vabbè, prima il tuo viaggio, quello rocambolesco, quello dove, capito, non davi un centesimo di investimento a questo viaggio, poi invece è ritornato utilissimo, anzi è stato uno dei viaggi tuoi più belli. Ma il mio viaggio rocamboleschi ce ne sono stati abbastanza, però quello che sicuramente non... è rimasto che è il primo posto, è il primo viaggio che ho fatto da ragazzo. Eravamo in tre con pochi soldi, siamo andati in Grecia e di organizzato non c'era nulla. Ti dico solo che spesso e volentieri abbiamo dormito alla stazione, o piuttosto che una mattina ci siamo svegliati senza sapere come, su dei materassi che ci aveva offerto un tipo del campeggio a Micene, quando siamo arrivati alle 3 di notte, la mattina ci siamo svegliati con questi materassi in mezzo ai tavolini del bar, con la gente che faceva colazione e quei bambini attorno ai materassi mentre noi dormivamo. Ci siamo svegliati così alle 10 di mattina con tutti col cappuccino e la brioche, noi che dormivamo, buongiorno, siamo arrivati anche noi. Che bello. Allora, Erika, grazie per aver, come dire, anche oggi raccolto e distribuito tutte quelle che sono le notizie che andranno tra oggi, perché poi domani ci risentiamo sulla nostra pagina Facebook. Grazie per averci raccontato le tue vicissitudini, le tue avventure nei viaggi, e grazie per aver giocato con noi rispetto ai film. Adesso grazie a voi. Ciao. Allora, ciao. Cambiamo Elios, perché adesso arriva un altro ospite, però prima mandiamo una canzone per prepararci. Una canzone, certo, non diciamo nient'altro. 2 o 3 giorni. 2 o 3 giorni, non di più, Certo che mi piacerebbe tanto venirci. Sì? Ce l'hai un casco? Oh, se ce l'ho il casco. È una bellezza. Non sperava che l'avrebbe riutilizzato quel casco, invece, dopo 12 anni che stava lì appoggiato, questo bellissimo casco dorato. L'ha sfoderato di nuovo Jack Nicholson. E niente, adesso viaggiamo. Ce l'avete voi delle Harley Davidson? Assolutamente no. Tu ce l'hai. Assolutamente no, ma guarda che ci vogliono per viaggiare nel sud-ovest degli Stati Uniti. Aspettiamo il 50° compleanno. Aspettiamo il 50° compleanno. Buongiorno Francesca! Ciao ragazzi, vedo che buongiorno. Mi avete accolto con una bellissima canzone che è Born to be Wild, cioè nato per essere selvaggio. Chissà se qualcuno indovina il film, che ha proprio come sottotitolo Libertà e paura. Vuoi come dire, vuoi dare degli indizi, Fra? Sì, allora io vi direi che voi prima mi avete portato in un viaggio lungo l'Europa per arrivare
in Marocco a liberare un amico. È stato un viaggio molto edificante, dove con tanta nostalgia, malinconia, però poi ci sono strette le amicizie, rinsaldate le vecchie amicizie dell'università, rispolverati i sogni, c'è molta poesia. Adesso io vi parlo di un viaggio che, ve lo dico già, finisce male, finisce in maniera drammatica, perché è un viaggio dove si paga con la pelle la libertà. Ed è un viaggio che è stato ritratto in questo film, che è stato un manifesto di una generazione, appunto, born to be wild, selvaggia. In che anni siamo, Francesca? Cosa, Elios? In che anni siamo? Siamo alla fine degli anni 60, siamo nel 69, proprio a cavallo di quei due decenni, anni 60, grandi sogni di cambiare il mondo, e piano piano diciamo che questi sogni si infrangono contro la realtà. Siamo anche negli anni della guerra in Vietnam, mi ho dato un sacco di indizi. Sì? Sì. E fine poi... anni 60, Harley Davidson. Drammatico, un casco dorato. E poi dei grandissimi attori. Devo dire che c'è uno di questi tre attori protagonisti che è uno dei miei attori preferiti di sempre e ha vinto ovviamente un sacco di premi nella sua carriera, ma le sue prime interpretazioni, queste tra i 60 e i 70, veramente favolose. E lui aveva una mimica facciale incredibile. Vi dirò di più, interpreta un avvocato alcolizzato, quindi durante questo viaggio tira fuori sempre questa bottiglietta di superalcolico, sempre per rimanere fuori dalle regole, tutto quello che si contrappone alle buone regole sociali. Questo va in giro con un superalcolico, ogni volta che lo beve fa un gesto simile a quello di una gallina. Chi è questo attore bravissimo? Madonna, domanda nella domanda, Elios. Forse, ma forse, che è Jack Nicholson. Meraviglioso. Il grandissimo Jack Nicholson, poi di Shining, di Qualcuno vola sul nido del cuculo. Ma ancora non vi ho detto il titolo. No. Vai, Fra, oramai ci siamo, puoi dirlo. Siamo, Easy Rider. Bellissimo. Oh yeah. In Italia, appunto, è stato sottolineato con Libertà e paura, perché appunto parla di tutto quello che è la definizione del concetto di libertà, che è appartenuto alla generazione hippie e che ovviamente viene mostrato in questo film in maniera poco conciliante, poco edificante, perché si parla di droghe, si parla di gente che si presenta male in pubblico e viene allontanata nei vari paesi del sud-ovest degli Stati Uniti, dove si trova a viaggiare, che bivacca per la strada sotto le stelle, facendo appunto, Jack Nicholson farà il celebre discorso dei venusiani, ma soprattutto di questi tre protagonisti che partono da Los Angeles per andare a vedere il carnevale di New Orleans e ne fanno di cose di crude nel percorso, ma sostanzialmente, ve lo dico perché non è un mistero, finiranno tutti morti e ammazzati. Eccolo là. Drammaticissimo. Quindi, poco, c'è poco da rilassarsi, non siamo alla meravigliosa partita di pallone per recuperare il tubo di scappamento della macchina, non siamo a cantare, guardare le stelle, ovviamente il contesto è un altro. È bello presentato perché abbiamo appunto un sacco di film molto belli nella nostra biblioteca, che appunto tornerà aperta, e quindi potremo darvi questi meravigliosi film. E se siete interessati al tema di questi viaggi anche un po' onirici, ambientati sempre in quegli anni e in quei contesti, in biblioteca trovate un altro film culto, che è Zabriskie Point di Antonioni. Anche è vero.
sì, del 1970. Anche lì, immagini psichedeliche, e anche lì appunto temi come appunto l'uso di droghe, la psichedelia, questi personaggi che sono sempre ai margini della società, contestano la società. Ve ne dico altri tre che sono, se volete fare proprio un excursus, itinerante, Thelma e Louise, sempre per il road movie. È vero, bello. Road movie, Thelma e Louise del 91, ovviamente, anche quello, celebri le scene della fuga di queste due donne. Arizona Dream del 92, dove compare un giovanissimo Johnny Depp, anche lì questi ambienti semidesertici incredibili, poeticissimi, di Gusturista questo. E poi per finire con il più recente, Into the Wild del 2008, qui si sale verso l'Alaska. Ma sono tutti sogni che si infrangono, anche il sogno americano che si infrange lungo le strade d'America. Into the Wild ne avevamo parlato anche nella... Vai. No, volevo fare una domanda a Francesca. Volevo sapere, beh, questi meravigliosi film dove hanno una fotografia che è pazzesca, che è stupenda. Sì. Ma secondo te incide questo sul successo di un film? Al di là della storia, ma l'ambientazione, questa desertificazione, questi viaggi su strade lunghe dove non incroci anima viva, dove c'è un motel ogni quanti mila chilometri, o quanti centinaia di chilometri. Secondo te fanno danno il senso? Fanno metà film, nel senso che tu hai centrato proprio quello che è il tema. Il tema è la frontiera americana, è rappresentata proprio da questi spazi immensi, vuoti, semideserti. Poi pensiamo, queste stesse ambientazioni sono state teatro di azioni artistiche in quegli anni 60 e 70. Cioè, il tema della libertà è strettamente correlato a questi spazi giganteschi, semideserti, quindi non ancora regolamentati dall'uomo. È proprio esattamente questo. E la grandezza di questi film è che attraverso la fotografia, che si sposa sempre con delle soundtrack, con delle colonne sonore fantastiche, ti fanno assaporare questa libertà, che non ha niente di retorico, perché non è la libertà bella, ci si batte per i propri ideali, lo fanno spesso in maniera cruda, perché poi qui ci sono protagonisti che muoiono praticamente in tutti i film. L'abbiamo, ma sì, sono sì. Tutti i film, perché hanno avuto una fotografia d'eccezione, dei panorami d'eccezione, e da ultimo vi dico, colonne sonore che sono rimaste nella storia della musica e del cinema. Ed è per questo che io vi ho preparato anche una playlist che potete ascoltare sul nostro canale Spotify, che abbiamo aperto da poco, e vi invito ad andare a curiosare, che è proprio USA on the Road. Se volete immaginarvi un viaggio... Due parole su come fare ad andarla ad ascoltare. Si può navigare sia da web, visitando proprio Spotify web, e sia da applicazione, quindi su cellulare, computer, dove siete comodi. Noi abbiamo creato il nostro account, che è Biblioteca Testo, e lì trovate le nostre playlist, che sono esattamente a tema con le proposte che vi stiamo facendo, di libri e di film. Quindi avevamo parlato di Giorni Selvaggi, che era il libro su surf, trovate una raccolta di brani ispirati a quel contesto. Abbiamo parlato di Muhammad Ali, Impossibile Niente, e trovate la musica della sua epoca e brani ispirati alla vicenda di vita di Muhammad Ali. Adesso abbiamo USA on the Road, che ci porta in giro dagli hippie per le strade d'America, e inizia con un brano colossale che è Whole Lotta Love dei Led Zeppelin. E ve lo potete ascoltare a tutto volume, per favore non guidando, che poi vi schiantate. Fra, posso farti una domanda sulla playlist, Fra?
Sì. Allora, qual è il tuo ragionamento, parlando di Easy Rider, perciò dei viaggi, nel creare una playlist? E poi se ci dai tre titoli, quelli che secondo te sono quelli i più belli, vabbè, saranno tutti belli scelti per la playlist, però quelli che secondo te hanno più, fanno più riferimento al viaggio americano, come lo hai raccontato poco fa. Grazie, bellissima domanda. Allora, il ragionamento è, prima di tutto, un processo creativo, nel senso che io ho cominciato a fare queste playlist collaborative coinvolgendo delle persone abbastanza esperte di musica, e quindi invitandole a immaginarsi quell'ambientazione, dando delle informazioni, perché ovviamente parliamo di gente che ha una cultura musicale. Ed è una cosa che rifaremo con i nostri utenti, quindi ve lo sto dicendo perché mi piace questa idea di aprire per un determinato periodo, per un paio di giorni, una playlist, e chi vuole può aggiungere, stando in un range che è l'epoca, che è l'ambientazione, che sono quasi tutti, sono, vedrete, sono artisti americani, statunitensi. E quindi questo è un processo creativo. Poi ovviamente, se vedi, insomma, Mohamed Ali, ci sono brani ispirati a lui, alla sua vita, oppure brani che venivano suonati durante dei celebri incontri, quindi che hanno fatto da sfondo a quelle vicende, capito? Quindi voi mi avete accolto con Born to be Wild, che è parte della colonna sonora del film. Un altro brano che ti citerei per rispondere alla tua domanda è fantastico, è poco conosciuto, sempre del 69, Ventura Highway degli America, e non per niente si parla sempre di highways, di autostrade. Poi ti citerei Highway to Hell degli AC/DC, che è un altro brano adrenalinico, sì, assolutamente, che ti fa venire voglia di viaggiare. E ti ho citato già appunto il grandissimo Holler Love, quindi direi, poi vabbè, è ovvio che ci sono i Cannon Heat con On the Road Again, perché anche quella è una canzone che è diventata un manifesto, non potevi non mettere. E poi c'è ad esempio With a Little Help from My Friends di Joe Cocker, cioè interpretato da Joe Cocker, che ovviamente ricordiamo nella sua interpretazione a Woodstock, quindi cioè, è tutta una ricerca storica su quegli anni, e su dei brani significativi. Sì, certo che creare una playlist di questi livelli impegna nella, vabbè, innanzitutto nella conoscenza, perché devi comunque conoscere, ma poi soprattutto impegna perché devi trovare il momento giusto per poter mettere a livello di meccanismo il brano giusto. Perciò per questo ti facciamo i complimenti anche per le altre playlist, che sono anche quelle meravigliose, e consigliamo a tutti i nostri utenti, i nostri colleghi, le persone che ci stanno ascoltando, di andare su Spotify, e adesso Francesco ce lo ribadisce, magari per uno un po' come me, un po' più tontolone, ci ribadisci un po' l'account dove andare a trovare queste meravigliose playlist. Grazie. Allora sì, Spotify, se avete spazio nel telefono, è una comodissima applicazione, c'è la versione gratuita, non dovete pagare niente assolutamente. Se invece preferite navigare da web, uno digita su Google Spotify Web e arriva su Spotify. Poi può cercare gli utenti, e noi siamo l'utente biblioteca sesso, e da lì vede le nostre playlist. Molto semplice e intuitivo, semplicemente la versione gratuita dentro la pubblicità, come se fosse una radio, ma è assolutamente... Okay. E quindi ascoltarla. Obiettivo raggiunto, Fra, l'ho capito anch'io. anche io, Fra Francesca, quindi l'hai spiegato divinamente. Francesca, noi ti ringraziamo un po' per tutti i consigli che ci hai dato, poi anche perché hai proprio trasmesso un po' l'obiettivo della nostra puntata, creare un collegamento tra film, quindi immagini e musica, quindi mescolando queste due cose a volte vengono fuori dei capolavori, come i film che hai descritto te, o uno che è semplicemente citato, Into the Wild, mi viene in mente
lì c'è una colonna sonora di Eddie Vedder che è strepitosa. Quindi messe assieme queste due cose qua vengono fuori dei gran bei film indimenticabili. Francesca, noi ti ringraziamo e chissà che magari ci possiamo risentire un'altra volta. Sì, sì, molto volentieri, quando volete. Preparo anche un'altra playlist. Allora, alla prossima playlist, Fra. Va bene, ragazzi. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, grazie! David Bowie, canzone stupenda, Fra. E cosa dici? Vabbè, fantastica questa canzone, è meravigliosa. Però devo dire che mi ronza, diciamo, in testa, facile, l'ho già sentita, ma secondo me è legata a qualche film. Mi dici qualcosa? Sì, questa canzone l'ho scelta apposta per citare un altro film che consigliamo ai nostri ascoltatori. Il film è un film magari non tanto conosciuto, si intitola I sogni segreti di Walter Mitty. Ed è un viaggio tra sogno e realtà per recuperare una foto importantissima che vi cambierà la vita, e poi per conquistare una donna, un viaggio un po' immaginario, un po' reale. E c'è secondo me una scena che è una delle scene più, forse più belle che abbia visto in un po' di film negli ultimi anni, che è questa scena di lui che scende con uno skateboard tra le montagne americane sperdute, e basta, non dico di più di questo film, lascio tutto ai nostri ascoltatori, perché adesso mancano 10 minuti. No, ma ricordiamo ancora il titolo di questo meraviglioso film, perché voglio andare a rivederlo. Ridici il titolo. Allora, il titolo è I sogni segreti di Walter Mitty. Poi dopo magari alla fine della puntata li ripetiamo tutti, così magari uno se ha tempo di prendersi carta e penna se è interessato a questi titoli. Okay. E Fra, adesso ultimi 10 minuti li lascio tutti a te, perché tu hai scelto insieme perché ieri, pensando un po' a tutti i film come dire di viaggio, i film un po' sì, come li raccontava Francesca, i film americani meravigliosi dove le moto, dove l'ambiente caratterizzava comunque molto anche il film, la storia assolutamente, allora mi è venuto in mente questo. Posso mandare questo piccolo trailer? Non trailer, questo piccolo pezzo. Allora, vediamo. Ma che fine avete fatto? Ma che fai qua? Sono venuta a vedere il concerto. Poi aspetta. Ho telefonato e il telefonino era staccato. Ho chiesto qua in giro, qua nessuno sapeva niente. Mi sono pure spaventata. Mi sono venuta a cercare. Ho cercato dappertutto. Ma si può sapere che è successo? Ci siamo persi. Se strade di campagna sono tutto quello. Sono contento che sei venuto. Pensavo che ti eri incazzato. Mi sa che mi incazzavo di più se te ne tornavi a Maratea con me. Era una vita che non ti vedevo portare una cosa fino in fondo, Nicola. E infatti, pure stavolta. Perché dici così? Coi tempi tuoi, però l'hai fatto. Mo' vi manca solo di suonare. Peccato che non c'è nessuno. Ci sono io. Dove sta la giacca mia? Vabbè. Grandissima pellicola, mi hai fatto venire una voglia di riguardarmi questo film, Francesco. Stasera mi butto sul divano, spengo il telefonino
Ma... mi guardo questo filmone, bellissimo. Vabbè, Easy Rider, anch'io stasera un paio di film, stasera non mi... questo weekend, dai, in questo weekend. Sicuramente Basilicata Coast to Coast, film del 2010 diretto da Rocco Papaleo. Meraviglioso, io devo dire che è stato uno dei film più divertenti, forse ne avevamo proprio bisogno, non ne uscivano in quel periodo. Sì. Di... E diciamo che ha fatto anche un successo abbastanza importante qua in Italia. Italia. Nicola, chi è Nicola? Nicola è il protagonista. Nicola è un insegnante di matematica che coltiva, diciamo, il sogno della musica. Ci prova, sì. E tenta assieme ad altri amici di vincere un festival musicale, quindi di esibirsi sul palcoscenico di Scanzano, giusto? Scanzano Ionico, sì. Scanzano Ionico, sì. E da lì inizia un viaggio a piedi. Loro sognavano il progetto, no? Questo progetto di portare dietro la cultura dentro questo percorso che partiva dalla costa tirrenica e attraversava tutta la Basilicata per arrivare a Scanzano sullo Ionio, cioè dall'altra parte. Però hanno deciso di fare questo viaggio, cioè ci vuole un'ora e un quarto, un'ora e mezza in macchina facendo questa statale, però loro hanno deciso di farla a piedi proprio perché volevano riportare i sapori, il territorio, tutto ciò che è l'orografia di questo meraviglioso territorio. E sono, secondo me, riusciti a, con la loro fantastica interpretazione, Rocco Papaleo, poi abbiamo Alessandro Grassman, Max Gazzè, Giovanna Mezzogiorno, Antonio Andrisani, Augusto Fornari, Antonio Gerardi, Claudia Potenza, insomma Paolo Briguglia, cioè tutti nomi che hanno come dire, fatto questo, interpretato in maniera eccezionale questo film. Io lo ricordo, ci sono delle scene veramente veramente esileranti. Poi torna sempre il discorso che facevamo anche prima: se tu metti assieme la musica, che comunque è anche dal pezzo che hai fatto ascoltare prima te, è molto presente nel film, metti insieme anche la fotografia, perché comunque, ok, non siamo in America, ma ci sono degli scorci della Basilicata fantastici, sì. In questo, colline, metti assieme queste cose con dei bravi attori ed è venuto fuori veramente un capolavoro italiano. È bellissimo questo film, lo consiglio anch'io a tutti i nostri ascoltatori che non l'hanno ancora visto e magari chi vuole rivederlo. Assolutamente. Io ricordo che appena uscito sono tornato a casa un paio di volte indietro perché il cinema era pieno, cioè era impossibile, perché è stato un grosso successo. Però volevo parlarti un po' di questo viaggio, no? Che era ripreso da questa televisione parrocchiale, era una Giovanna Mezzogiorno meravigliosa, sì, Tropea, mi ricordo questa fantastica Tropea che non aveva voglia di fare un tubo e si occupava di giornalismo. L'ultima cosa che avrebbe voluto fare in quel momento era seguire questi 4, 5 quanti erano disgraziati a piedi per fare questo reportage sul loro viaggio. Quindi anche documentare un viaggio in questo lungo tragitto, che c'erano strade alternative, e accompagnati da questo carretto. Lo ricordi il carretto trainato da questo cavallo? Sì. Un asino, sì, asino o cavallo? Non mi ricordo, un asino, un cavallo, dove c'erano solo le cose necessarie. Addirittura si erano date la regola di tirare via tutti i cellulari, spegnerli, che non dovevano andare a mangiare in ristoranti, perché si doveva veramente tornare a quella che era l'idea della terra, del vissuto come avventura. Bellissima anche quella scena che dura 10 minuti, che a dirla così magari sembrerebbe da pazzi, in cui parlano della frittata spungiosa, com'è fatta dalla mamma di uno degli altri, e ci fanno pure una canzone sulla frittata, sul panino con la frittata.
ne vale veramente la pena questo film di andarlo a ripescare da qualche parte. Ripescatelo, sì. Rivedetelo, perché veramente regala dei sorrisi e a volte anche dei divertimenti pazzeschi. A me la cosa che più mi ha fatto ridere, vabbè, un po' tutto il film, però poi quando hanno scelto il nome alternativo, perché per poter partecipare a questo concorso canoro bisognava avere un nome, il gruppo doveva avere un nome. Loro erano sotto una pala eolica e il nome qual è stato? Le pale eoliche. Bello, bello, bello. Perciò da Maratea Scansano Ci stiamo dimenticando anche di un altro attore di questo film, che poi tra l'altro è Max Gazzè, che è un pescatore muto non che ha deciso di non parlare più per il resto della sua vita e fino all'ultimo però non diciamo niente, perché all'ultimo succede un po' un caos, però è fantastico, sì, è meraviglioso, e lo consigliamo. Un viaggio all'interno dell'Italia, all'interno nel cuore della Basilicata, abbiamo scoperto grazie a questo film posti fantastici. Molti sono stati coloro hanno, partendo da Maratea, arrivando fino a Scansano, facendo un po', seguendo le orme di Papa Leo, hanno fatto questa camminata, questa passeggiata. Loro l'avevano pensata in 10 giorni, ma come sapete, sì. Non lo diciamo come è andata a finire, perché vi consigliamo di andare a vederlo. Dovete assolutamente andarlo a vedere. Fra, sono le 11.32, facciamo che sforiamo di 3 minuti, sì. Però ti voglio chiedere io una cosa, non che mi fai sempre le domande, che devo raccontare robe assurde di quando ero giovane. Dimmelo te adesso, un viaggio in cui non è andato tutto come previsto ed è successo qualcosa di... No, vabbè, ero piccolino, non ci avevo pensato, però una cosa strana è accaduta, nel senso che avevo sette anni, e allora io e mio papà decidiamo di partire dalla Calabria per andare a vedere una partita. Non avevo mai visto partite, mai uno stadio, mai. Però la prima partita era il mio sogno, andare a vedere una partita della Juve. Però per me, io non avevo le distanze, perciò il mio primo viaggio è stato veramente un dramma, perché siamo partiti alle 5 del pomeriggio. Era il 1980, mi pare. Siamo partiti alle 5 del pomeriggio e siamo arrivati a mezzogiorno del giorno dopo, non avendo con un treno che partiva da Crotone e arrivava a Torino. Allora, vabbè, il coso, l'ambizione. Poi era venerdì, facevamo il sabato a Torino, la domenica la partita e poi tornavamo. Insomma, una cosa bellissima. Però io è stato il viaggio il più assurdo, perché non avendo la cognizione delle distanze e del tempo, è stato il viaggio più bello, perché poi ho visto per la prima volta cose pazzesche, una meravigliosa Juve Udinese, dove la smarmellavano personaggi e interpreti pazzeschi. C'era Platini, c'era Boniek, c'era Arthur Antoine Coimbra Zico, che giocava nell'Udinese. Insomma, ho visto cose meravigliose, però era, diciamo che il viaggio è stato un po' il teatro dell'assurdo, cioè non ero pronto, non lo sapevo che era così rocambolesco veramente. Perciò abbiamo mangiato, non te l'avevo mai raccontata, abbiamo mangiato, abbiamo fatto colazione e poi anche il panino, perché poi siamo arrivati con anche qualche minuto di ritardo, cioè sai che le ferrovie un tempo i minuti li raccontavano, le ore li raccontavano in minuti, 120 minuti di ritardo, sembra di meno ma sono sempre due tre ore sì, di ritardo. Però è stato quello il viaggio più rocambolesco. No, dai, almeno mi fa piacere che anche tu abbia raccontato qualcosa di tuo
Elios, devo dire che inizia a diventare veramente divertente questo momento nostro di biblioteca attraverso la radio. Io volevo ringraziare tutti coloro che si, come dire, mettono in gioco e partecipano con noi a questo progetto, a questo nuovo modo di fare anche biblioteca. Lo fanno con dei contenuti, lo fanno con delle idee, lo fanno con delle proposte e noi siamo felici. Perciò volevo ringraziare tutte le nostre colleghe della biblioteca, volevo ringraziare Sesto Network che ci dà la possibilità di poter essere qui con voi adesso in questo momento, grazie alla radio e con Biblioboom. Hai fatto benissimo fra dirlo, dovremmo ripeterlo tutte le volte, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questo esperimento e spero che piaccia e che ci sia entusiasmo da parte dei nostri ospiti nel continuare a venirci a trovare, a raccontare le loro avventure, i loro libri, i loro film. Fra, ascolta, 10 secondi, ripeto tutti i titoli dei film di oggi. Allora, poi aiutami se mi dimentico qualcosa. Blues Brothers, il primo film di cui abbiamo parlato. Poi Marrakesh Express, yes. Easy Rider, sì. Basilicata Coast to Coast. Sì. Poi abbiamo solo accennato Into the Wild, Thelma & Louise e Il Magico Mondo, i sogni segreti, scusa, di Walter Mitty. Bellissimo, sì, ci siamo. Abbiamo dato un po' di idee. Perciò, ragazzi, sto weekend avete anche una piccola filmografia dove scegliere cosa vedere, cosa guardare. Comunque sono tutti film, fammelo dire, che una volta riaperte le biblioteche potete tranquillamente noleggiare. Noleggiare e trovare nelle nostre biblioteche. Perciò adesso è giunta proprio l'ora. Elios, salutiamo, è stato bello e a domani. Domani in giro per il mondo, Fra. Assolutamente sì, avremo gli ospiti europei e delle altre chicche, ma a domani. 10:30 con Biblioboom. Ciao!